L'incendio era mostruoso da vedere. L'incendio si vedeva da tutte le parti. Tremendo. Gente che andava da San Marino e in via Maggio ha visto l'incendio tutto il Baglione. Sì. No. Verso le 9 abbiamo visto questo grandissimo incendio e abbiamo aspettato che arrivassero i soccorsi. Caprese Michelangelo ha vissuto il suo inferno di fuoco. Dalle 21 del 7 di agosto e fino al mattino seguente, quasi 40 uomini tra vigili del fuoco, protezione civile e volontariato hanno lavorato alacremente per spegnere un incendio che ha mandato in fumo quasi 40 ettari di bosco. La zona diciamo, che è interessata dall'evento è questa qui, diciamo, il comune di Caprese di Michelangelo, al confine del comune di Chiuse della Verna. Oltre ai mezzi da terra si sono alzati in volo 3 elicotteri del servizio antincendio regionale, coadiuvati in un primo momento da un Canadair del servizio nazionale. Ricevuto Regione Zero? Sull'episodio c'è l'ombra di un piromane perché sono stati numerosi i focolai, sembra addirittura 8, così come era accaduto pochi giorni prima in Valdichiana. Madonna, altro che paura ho avuto io l'avrò avuto anch'io di tutti. Un lavoro che chi l'è stato, il grande delinquente, posso di queste parti. Voglio dire altro. No, ma questo gli è andato fuoco apposta. E non è che sia scappato il fuoco. Le persone brave. Nessun danno alle persone, ma i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una decina di vitelli di un allevamento che rischiavano di rimanere carbonizzati. Anche mio figliolo ha le gambe paurose. Poi c'era gente di Chiusi, dice che insomma, è venuto la guardia forestale, sono venuti. È partito questa segnalazione di allarme di principi di incendi che poi si sono allargati e dalla vegetazione arbustiva si sono propagati a quell'arborea, interessando anche superfici boscate di conifere derivati da rimboschimento. È praticamente una situazione nella quale era difficile operare, anche perché questa tipologia di incendio deve essere, si deve intervenire con i mezzi aerei che con il buio non era possibile attivare. Quindi durante tutta la notte è stata fatta un'opera di controllo e di spegnimento della parte più accessibile dell'incendio con l'ausilio delle squadre dell'Unione dei Comuni e dei volontari della Racchetta e del Corpo Forestale dello Stato. E i danni al momento si può valutare la superficie che è stata percorsa da fuoco, quindi ripeto intorno a una 35-40 ettari, che comunque questa superficie verrà poi valutata in modo più preciso attraverso dei rilievi eseguiti con gli strumenti satellitari che sono a nostra disposizione.